Comunità Energetica San Lazzaro. L'abbiamo fondata un paio di anni fa e subito siamo partiti con un progetto per solarizzare una scuola in cui, non so se vi hanno già spiegato, però praticamente abbiamo cercato cittadini o anche non cittadini fuori che potessero investire, compreso io che essendo in affitto ho deciso di mettere 500 euro sul tetto di questa scuola. Noi come investitori percepiamo gli incentivi e la scuola invece si ottiene l'energia gratis. In più l'energia che la scuola vende con quei soldi lì e con un contratto col comune li abbiamo tra virgolette obbligati a quei soldi lì a utilizzarli nella scuola, quindi per sistemare la scuola, comprare materiale scolastico, che come sappiamo le scuole sono sempre senza. Quindi noi con un gesto, col primo gesto che abbiamo fatto come comunità energetica, siamo riusciti a... ad accontentare la scuola, il comune e i cittadini. Il comune in questo caso ha un ulteriore guadagno che è legato al fatto che la comunità europea ci chiede determinati passi sulle energie rinnovabili, sul risparmio energetico entro il 2020, quindi più impianti fotovoltaici qualsiasi comune avrà installato, più in futuro dovrà pagare meno la corrente, anzi la potranno anche vendere i comuni. Quindi il comune si trova un impianto da 20 kW di cui non ha speso niente, non ha fatto niente e se lo trova già e lo aiuterà in futuro in questa cosa qua. Adottiamo una scuola? Assolutamente, quello che diciamo sempre noi, abbiamo degli altri progetti, siamo pieni di progetti da elettrificare auto alla mediateca di San Lazzaro, a solarizzare anche quella o addirittura anche i parcheggi nel comune. Noi siamo qua con la nostra disponibilità come associazione, promuoviamo queste cose e se i cittadini sono interessati noi cerchiamo di far sì che sia una cosa che torni buona a tutti, quindi noi siamo qua e più persone ci contattano, più persone aderiscono, più meglio le cose meglio è. Esatto. E io cerco di far vedere come il fotovoltaico sia alla portata di tutti, per cui ci si può anche autocostruire un impianto, non è necessario fare grandi cose per produrre energia elettrica. Qui io ho appunto questo impianto che eroga 30 volte 250 watt e con quella piccola centralina sono in grado di far andare apparecchiature come un'illuminazione, caricare un cellulare, far andare uno stereo, e questo con un solo pannello. Basterebbero 3, 4 pannelli, 5 pannelli al di sopra di un'abitazione ed ecco che potremo già far andare molte cose di casa, per cui una stufa, un fornello, illuminare un'abitazione intera sarebbe già possibile. Perché dobbiamo iniziare ad adottare un po' tutti questi sistemi per risparmio di energia? Perché viviamo oramai in un periodo storico dove questo è diventato impellente e necessario. E il petrolio sta salendo alle stelle, non è più sostenibile mantenere e portare avanti un'economia basata su quello che ci era stato insegnato fino ad oggi. Quindi dobbiamo trovare modi e metodi per risparmiare e per portarci verso una società che sia autosufficiente. Si parla nella transizione di resilienza, cioè quando una comunità è in grado di essere autosufficiente di fronte a una crisi. Quindi uno di questi modi può essere costruirsi una casa ecologica che non abbia bisogno di riscaldamento e che produca energia elettrica per sé e anche per rimetterla in rete. È il tuo caso, se non sbaglio, tu sei il primo a San Lazzaro ad avere una casa totalmente indipendente a livello energetico. Esatto, esattamente, è una casa in classe A+, in legno, coibentata in maniera da resistere durante l'inverno, anche con temperature come ci sono state lo scorso inverno di meno 15, all'interno avevamo 20-22 gradi. I termosifoni ci sono, non neghiamolo, nei 4 bagni, perché ovviamente sarebbe impensabile non averlo, ma nel resto della casa tutto produce calore, quindi la serpentina dietro al frigorifero, quando si cucina, la presenza delle persone è in grado di mantenere l'abitazione calda. Tutta farina del tuo sacco o hai attinto anche fondamentalmente dai famosi finanziamenti pubblici per il risparmio? Ho attinto ovunque, diciamo, dove ho potuto, per cui ci sono detrazioni per il 50% in relazione a quello che è il risparmio energetico, ci sono detrazioni, erano del 36, ora del 50 per la ristrutturazione edilizia, perché noi ricordiamo che non ho fatto una costruzione ex novo, ma ho demolito un fabbricato e ricostruito un nuovo fabbricato, diciamo, sull'esistente, quindi è un recupero dell'edilizia. Noi promuoviamo le energie rinnovabili,
e oltre a promuoverle facciamo anche una formazione sulle energie rinnovabili, quindi riusciamo a far vedere sia l'impianto fatto, condiviso da più persone, che anche la possibilità di spiegare esattamente come funziona. Da zero, addirittura nelle scuole insegniamo ai bambini come i principi base dell'energia rinnovabile. A questo punto vi posso far vedere ad esempio che questo qui è silicio, è praticamente il silicio è sabbia o anche quarzite che viene fusa e si ottiene purificandolo, si ottiene questo qua che viene usato anche nei componenti elettronici. Se questo qua viene tagliato a fette come fosse un salame, diciamo, si ottengono i wafer, si ottiene appunto quello che è il pannello fotovoltaico che poi dopo viene messo, come si vede lì sotto ad esempio, incorniciato, e sono i pannelli che potete trovare sulle case, insomma, per intenderci. Quindi questo fa vedere la semplicità di come è fatto, di come si può fare l'energia attraverso il sole con una materia che è una delle più che si trovano più comunemente sul pianeta, che è il silicio, e basta, è il sole che deve fare il resto. Poi facciamo vedere ai bambini anche un'altra forma di energia, che è quella che si ottiene attraverso il moto, quindi che sia idroelettrico, che sia eolico, che sia la forza umana come questo bambino che sta alimentando la radio con questa ruota. E facciamo vedere questo qua che è il sistema di base, dove dei magneti un po' più potenti di quelli che girano, che sono dentro, diciamo, quelli da frigorifero per intendersi, un po' più potenti di quelli, che girando qua sopra riescono a generare, girando sopra un avvolgimento, riescono a generare una piccola tensione. E quindi questo concetto è lo stesso concetto che poi un motore come questo, che possa essere usato come generatore, può illuminare queste luci. È lo stesso concetto per cui quel motore lì, che ha dentro dei magneti, può alimentare questa luce, questa radio, o la dinamo che abbiamo fatto su quella bicicletta, o un sacco di altre applicazioni. Vedete? Sì, Camilla, aspetta un attimo. Certo, diventerebbe un po' difficoltoso stare tutto il giorno a girare una manovella. Questo l'ho fatto per i bambini perché piace molto ai bambini, però non è molto utile. Questa è una cella di Peltier, che non è altro che quelle celle che trovate nei frigoriferi da campeggio, e che se alimentata mi fa freddo o caldo. Se invece io gli faccio freddo e caldo, lei mi tira fuori una corrente e che fa girare quel motore. Questo è un altro esperimento che piace molto ai bambini. Ce ne ho anche degli altri sul solare, che però oggi non c'è molto sole, quindi faccio vedere giusto quelle poche cose che vanno, come ad esempio quel pannello lì sta girando perché il motore è stato fissato, e il pannello alimenta il motore e quindi gira il pannello. La casa delle bambole, in questo caso di mia figlia, è alimentata, anche questa è la lavatrice finta e luci dentro, da energia solare. Poi come vedete, come ha fatto vedere probabilmente anche Lorenzo, è possibile trasformare l'energia anche nella 220 comune di casa attraverso un inverter. Quello che io dico normalmente nei corsi che faccio, che è scritto lì, che l'energia è ovunque, non abbiamo problema di avere l'energia, ma di trasformarla in quello che ci serve. Quindi l'energia noi la possiamo trovare sotto forma di calore, di vento, energia solare, sotto un sacco di forme, chimica, però noi dobbiamo riuscire a trasformarla in quello che ci serve in quel momento, quindi che sia appunto muovere una macchina, accendere una lampadina o una qualsiasi altra cosa. Quindi la sfida è proprio quella lì, è quella di trasformarla, non quella di produrla, perché in realtà noi non produciamo niente, non creiamo niente, come non distruggiamo niente. E quindi è passato questo concetto, i bambini riescono a vederla come una cosa molto più semplice perché devono trasformarla. E gli faccio vedere ad esempio che l'energia che non si vede è come per un termometro, quando misurano la febbre, si può far visualizzare su questo schermo, che mi può dare un valore, che come il termometro ti dice la temperatura, questo mi dice quanta energia sto producendo. Allora, c'è chi dice che ci siano delle difficoltà a smaltire il silicio, che inquina e che di conseguenza poi alla fine fondamentalmente l'inquinamento lo produciamo lo stesso anche con l'energia pulita. Ecco, in realtà questa cosa non è più vera, perché ad esempio quell'estruso di silicio lì, e normalmente il silicio viene purificato, quindi quello che inizialmente creava problema era la purificazione che usavano dei sistemi chimici.
e anche se era una ciclo chiuso, quindi non si disperdeva niente di chimico, però dentro la fabbrica che produceva questa chimica poteva dare i problemi. Adesso stanno usando dei sistemi a vibrazione che non fanno più questa cosa qua. Una volta creato il pannello, questi pannelli non durano solo i 20 anni per cui danno gli incentivi, ma arrivano a durare anche 80-100 anni. A fine vita, e adesso esistono già dei consorzi che li riciclano, non fanno altro che separare i materiali, fonderli, 1600 gradi come è stato ottenuto quello, quando lo si fonde si ottiene il silicio, un po' di boro e fosforo che sono le parti che vengono utilizzate per creare il più e il meno, cioè il silicio se viene inquinato col boro fa un lato e col fosforo fa l'altro, messi insieme danno il più e il meno della cella fotovoltaica oppure di qualsiasi altro oggetto che utilizza il silicio, come può essere anche un componente elettronico. E quindi in realtà fondendoli dopo ci si usa, l'unica cosa di cui c'è bisogno è l'energia per fonderli, ma si sta già lavorando per far sì che l'energia sia della fusione per crearlo che la fusione per riciclarlo si utilizzi sempre energia rinnovabile, quindi alla fine il ciclo farà sì che sarà tutto a impatto zero. Questo qua è un laboratorio che faccio fare ai bambini già di una certa età e i bambini sono capaci di fare cose di questo tipo, in cui gli faccio tagliare un bidone, un vecchio bidone da vernice, e glielo faccio mettere su una vecchia ruota da bicicletta e in questo modo quando il vento soffia, da qualsiasi direzione soffi, l'energia del vento viene trasformata in energia meccanica. Poi c'è un ulteriore passaggio che gli faccio fare sempre ai bambini, quelli un po' più grandi magari, dove faccio montare dei magneti, vecchi magneti da hard disk come questi qua, sui raggi delle ruote e sulla forcella della, o su, insomma, su una parte fissa faccio attaccare una bobina, una vecchia bobina di relè, che i relè di solito quando si usurano i contatti, però la bobina può andare avanti anche per 100-200 anni, cioè è un componente che di solito non si usura. Ai contatti della bobina faccio attaccare dei LED e questi magneti, come facevo vedere prima, che passano sopra la bobina, generano una corrente, un campo magnetico che genera una corrente che fa accendere i LED. Io questo lo monto anche sulle biciclette, ho montato anche sulla mia bici che non è questa e ho solo quell'illuminazione, e quindi questi che sono i magneti dell'hard disk, questa che è la bobina, questa che è il LED, qui vedete un LED solo ma se ne possono montare molti di più, e io come vedete non fa la fatica della dinamo che mi frenerebbe la ruota e il rumore e allo stesso tempo non devo usare pile, quindi io ho una cosa che se è fissata bene, qui vedete che dimostrativa non è fissata bene, ma se fatta bene questa può andare avanti sempre. Voi potete anche tenerle accese di giorno perché tanto non si fa assolutamente fatica, e il fatto che è impulsivo è perché ovviamente solo nel momento in cui passa il magnete si può trasformare questo impulso in una luce costante, però la cosa comodo dell'impulsivo è che con queste luci qua le macchine ti vedono anche a 20-30 metri, quindi è un enorme aiuto per la sicurezza, perché non devi cambiare le pile, quindi qualsiasi bici potrebbe essere attrezzata con questo sistema, che io l'ho fatto con materiale riciclato ma si può fare anche industriale, e dare più sicurezza a chi le guida senza avere il problema di dover cambio la pila o la dinamo, faccio fatica, che non la mette mai nessuno, e le vediamo le bici che girano al buio, specie in zona universitaria. Mi sembra un sistema talmente semplice che però nessuna casa costruttrice di bicicletta mai ha adottato. In realtà qualcuno l'ha già adottata, c'è una nota casa che fa sistemi, diciamo, per lo sport, e fa un pacchetto di questo tipo che va applicato, è molto costoso, costa intorno ai 40 euro e secondo me industrialmente potrebbe calare. La cosa che mi ha sorpreso quando me l'hanno fatto notare, sono andato a vederlo, è che non è praticamente venduto, è in un angolo in questo negozio dove nessuno sa che cosa sia, nessuno lo chiede, dove c'è una piccola ruotina dove si va a provare e nessuno lo sa, probabilmente perché il costo è alto e quindi tutti dicono mi prendo la pilina cinese, insomma quella a 1-2 euro, o la dinamo solita che costa 2-3 euro e non mi sto a spendere 30-40 euro. In realtà qua, come vedete, io ho speso 14 centesimi per il LED, che è l'unica parte nuova, il resto è tutto materiale riciclato.